Eh no, no, ho dimenticato durante la recensione di farvi vedere il suo funzionamento, quindi recupero ora. Io sono Riccardo, questo è il mio piccolo laboratorio, questo è il nuovo trapano a colonna della Parkside, uscito il 28 gennaio del 2019, PT-BM500E5. Già, ho fatto una recensione senza metterlo alla prova. Mi hanno mandato alcuni messaggi in cui mi chiedevano di fare questa dimostrazione, la farò ora su un pezzo di legno con una punta Forstner da 25 mm e poi farò anche il metallo. Vi farò vedere anche il cambio della velocità con le puleggia, quindi a che velocità corrisponde il posizionamento delle cinghie negli alloggiamenti delle puleggia. Allora lo metto alla prova, vi faccio vedere come si comporta forando il legno, dopodiché appunto il metallo. Iniziamo. Allora, innanzitutto lo avvio e vi dimostro come il mandrino continua a comportarsi bene. Adesso inizierò la foratura di questo pezzo di legno, vediamo come si comporta e questa è la velocità con la quale esce di fabbrica, quindi vediamo la foratura. Vediamo il risultato. Un foro perfetto e non ha dato cenni di cedimento o altro. Adesso invece foreremo questo pezzo di metallo da ben 14 mm. Vediamo come si comporta in questo compito che gli stiamo dando. Allora, ok. Olio da taglio, non dimenticatelo mai. Ok. Perfetto, un foro fatto egregiamente. Come avete visto poco fa, nella foratura del metallo i giri risultavano troppo rapidi, tant'è che non si sono formati neanche i bei trucioli che si formano solitamente quando la velocità è adeguata durante la foratura del metallo. Allora, se noi consultiamo questa tabella qua sopra, possiamo vedere che la mia velocità era di 900 in realtà, perché l'ho misurata con il mio contagiri digitale e mi è risultato 900 giri al minuto, però in tabella mi risultano 980. Per regolare la velocità dobbiamo consultare questa tabella, ma il metodo per consultare questa tabella
è verificare la disposizione delle cinghie seguendo sia le lettere che i numeri. Vi faccio un esempio più pratico. Allora, se noi guardiamo la prima riga della tabella, vediamo D1. Significa che si riferisce al posizionamento della prima cinghia sulla linea D e della seconda cinghia sulla linea 1. Quindi, se posizioniamo questa cinghia sull'ultimo anello della puleggia, quindi su D, e sull'ultimo anello della puleggia centrale, sempre su D, avremo 500 giri. Se volessimo invece avere 2500 giri, invertendo i rapporti, avremmo la prima cinghia sulla A, quindi la linea che si forma da qua a qua, e l'ultima invece sul 3, quindi da qua a qua. Quindi questa rappresenta il posizionamento della cinghia fra la puleggia sopra al mandrino e quella centrale. Questo numero di qua rappresenta il posizionamento della cinghia fra le pulegge del motore e quella centrale. Il motore trasmette i giri alla puleggia centrale, poi la puleggia centrale, in base alla velocità che riceve dalla cinghia posizionata nel modo corretto, va a trasferire la sua velocità al mandrino, seguendo questi rapporti. Se volessimo avere 1600 giri, ad esempio, dovremmo posizionare la prima cinghia come ora, quindi su B, e la seconda cinghia sul 3, quindi qua, subito sotto. Immediatamente sotto a questa dovremmo avere il posizionamento della seconda cinghia. Ora facciamo una verifica. Posizioniamo la cinghia in modo da ottenere 500 giri, quindi D l'ultimo e 1 il primo, e vediamo come si comporta. Quindi allento il motore. In questo modo abbiamo D e 1, la linea D rappresentata da questa cinghia sulla parte bassa e la linea 1 rappresentata dalla prima. Allontano di nuovo il motore, metto nella giusta tensione, stringo, ok, chiudo il coperchio e l'accendo per vedere se il motore trasmette al mandrino tramite la puleggia centrale 500 giri al minuto. Sono 458 e adesso provo invece a posizionare con la massima velocità, quindi 2500 giri, e vediamo se anche in questo caso si avvicina approssimativamente alla velocità che noi gli stiamo chiedendo. Quindi invertiamo totalmente il posizionamento delle due cinghie e dovremo mettere la prima cinghia su A e la seconda invece sul 3. Prima metterò quella di sotto perché se no non riuscirei a passare. Ok. Sulla terza, non sull'ultima. Perfetto. Dopodiché, in questo modo abbiamo A3. A3 corrisponde a 2005. Va bene. Chiudo. Sono 2300, quindi diciamo che approssimativamente abbiamo il numero di giri che gli abbiamo richiesto. Certo, non possiamo pretendere la massima precisione, però ci siamo avvicinati parecchio, sia con la velocità minima che con la velocità massima. Mentre poco fa, quando ho forato il metallo, che io foro solitamente fra 6 e 800 giri al minuto, avevamo 980 giri al minuto dichiarati in tabella, ma il mio misuratore ne ha rilevati 900 circa. Va bene, ragazzi.
Spero di esservi stato utile. Vi ho fatto vedere come si comporta durante la foratura sia del legno che del metallo. Vi ho fatto vedere come si regolano le velocità posizionando le cinghie nelle pulegge. Spero di essere stato chiaro, perché non è semplice da spiegare. Che dirvi? Ci vediamo per i prossimi video. Grazie di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se il video vi è piaciuto, attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù, e ci vediamo per i prossimi video. Ciao da Riccardo, alla prossima!